Lamberto Maffei, un luminare, uno scienziato Beh. di gran fama, e che fama, eh? medico, ricercatore, è stato direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, presidente dell'Accademia delle Incei, eh, un neurobiologo, un neurofisiologo, ci spiegherà adesso di che si tratta. Eh? Innanzitutto diciamo che è toscano, è nato in Maremma, è, è acqui Però, sì. acquisito da Lucca, normalista a Pisa. Eh? E che cos'è la, la neurobiologia e perché lei ha scelto di specializzarsi in questa branca della medicina? Non c'è una particolare ragione. Eh, io ho studiato medicina e poi ho incontrato un grande uomo che era Moruzzi. Moruzzi era un grande fisiologo era, dominava la scena internazionale. E della, del neuro, del, neuro del, del studio del cervello e lui mi ha affascinato per dire così. Senta, ci spieghi che cosa succede nel cervello, per esempio, ho letto una sua ricerca molto interessante, per esempio nel bimbo che sta nel ventre di sua madre. Questo lavoro sul, sul bambino era, fatto per, era stato preceduto dal lavoro fatto sugli animali che venivano diciamo, particolarmente stimolati. Come venivano stimolati? Carezzati. E venivano carezzati addirittura con uno spazzolino da denti. Oppure c'era... Insomma, venivano carezzati, poi anche con le mani. E questi bambini prematuri venivano mh, carezzati da una persona adatta, da una nurse, che aveva delle mani bellissime, c'è cioè tutto il film, e che le carezzava solo tre volte alla settimana, seguendo la stessa procedura che si era proceduta negli animali. E poi basta. Tre volte alla settimana per un quarto d'ora. C'era una musica di contorno. Una musica di contorno sempre. Presente. Che musica era? Era una musica normalmente di vario tipo, molto rilassante. Non... E dopo eh, la fine di questi anni andammo a vedere cosa succedeva, e succedevano cose enorme, enormi: cioè? enorme, nel senso che certi ormoni erano già sviluppati, certi mediatori chimici erano già sviluppati, cose che potevamo vedere facilmente in una goccia di sangue e noi eravamo specialisti della vista studiamo anche la vista perché la vista è un numero posso dire io dico la vista ti è aumentata lei ci crede se gli dico il bdnf o le... è una cosa più difficile da capire e si vede che la vista era aumentata era aumentata rispetto a quelli che prematuri che non erano stati Accarezzata, eh, quindi solo una carezza signora, solo una carezza e, e anche dopo tre mesi quando tornavano per un controllo all'ospedale quest, tutti questi parametri diciamo neurologici, medici erano tutti aumentati e l'NGF, il, il BDNF, questi fattori che regolano la cosa, erano tutti aumentati, e anche la vista. Dopo un anno tutto ritornava normale. Senta, queste stimolazioni... Eh, una carezza, eh? così, ecco. come una carezza può cambiare il cervello, questo è il messaggio. Apparentemente così semplici, potrebbero servire anche per gli anziani, per le malattie neurodegenerative eh, che lei conosciamo. Lei mi punte, prende proprio eh, la stessa freccia di, di pensiero. Mi ha guidato negli anziani, negli anziani prematuri al, all'Alzheimer. Ci sono delle statistiche che dicono che certi sintomi dicono che al 70% queste persone cascheranno nell'Alzheimer. L'Alzheimer va molto con l'età. Lei dico una cosa tanto perché spaventarla, cos'è se spaventa, che verso 85-9 anni si raggiunge nell'Alzheimer quasi il 90%, uno su due. Prima, prima le statistiche sono minore. Allora cosa si fece? Si pensò che lo stimolo era importante per il cervello. Cosa fanno gli anziani? Gli anziani vanno in pensione, perdono lo stimolo dell'ufficio, perdono lo stimolo degli amici, non parlano. Pensiamo poi alle signore, alle signore di campagna, l'Alzheimer, dopo una certa età è più frequente delle signore. E, e allora partimmo con questi che si chiamano MCI, ma il cognitive impairment sono appena appena se ci parliamo sono normali io ho avuto un, un signore 83 anni che faceva la maratona in 540 e quindi era bravissimo però non trovava la strada di casa e, il, I primi sintomi, diciamo, di questi qui che lo, erano questi che vanno dal loro medico, no, eh, sì, sto bene, i miei parametri sono buoni, ma qualche qualche botto di memoria. e eh, botto di memoria, questa Italia abbiamo tutti, non c'è da preoccuparsi. Eh, sì, sì, questo è vero, è vero, ha ragione. Però l'altra sera non ho trovato la strada di casa, poi l'ho trovata, eh. ma qualche volta mi succede, quindi... La dislocazione spaziale è uno dei primi sintomi. Le, I vuoti di memoria no. Come dici? I vuoti di memoria no. I vuoti di memoria ci sono e come? Ma quelli sono, diciamo, una patologia per dir così, è uno simbolo fisiologico. Perché la vecchiaia si dice che non è patologia, è invece proprio patologia. È più patologia così. Nessun organo funziona ben bene. Ecco, sì, quelli ci sono, ma non sono così gravi, <ride> perché magari, non so, fra qualche anno li avrà anche lei vuoti di memoria, e, e invece questi vuoti di memoria, nel trovare la strada, sono un pochino più gravi. Lei credo ne abbia meno vuoti di memoria perché esercitare il cervello aiuta eh, a frenare. No? Prima, è come il muscolo. Ecco, sì, deve fare lei, deve andare in palestra se si vuole mantenere muscoloso Senta, e... professore, lei. E questi qui sono migliorati, signora. Sono... E questo voglio dire, sono migliorati, alcuni sono ritornati quasi normali. E... e questo è durato anche per, noi si fanno dei controlli ora fino a un anno, un anno e mezzo, guadagnano un anno, un anno e mezzo, sono... L'Alzheimer non ha terapia. Certo, e basta. Sì. Ma hanno guadagnato un anno, un anno e mezzo fino a due anni di vita normale. E questo è un dono, diciamo, che siccome l'organizzatore di questa cosa sono stato, io ne sono molto orgoglioso dare un anno, perché lei non ha mai visto un Alzheimer, signora, è un, sono pazienti che poi danno alla famiglia, sono. Sono pazienti che grande pena. pietà. Nessuno se ne occupa di loro. Nessuno se ne occupa di loro. Senta, professore, lei... Eh che ha esercitato tanto la sua attività a servizio della scienza e a servizio dell'uomo, ha un approccio molto particolare anche nel parlare della scienza. Potremmo usare il termine divulgazione che oggi però qualche volta viene svilito, cioè lei riesce a prendere l'uomo nella sua integrità, servendosi anche per spiegare nozioni a volte complesse della poesia dell'arte e ha scritto libri, da questo punto di vista, leggibilissimi e semplicissimi. Ho scritto libri quando sono andato in pensione. Elogio della lentezza, elogio della ribellione, elogio della parola, sembrano ambiti molto diversi, ma in realtà c'è un fil rouge che li unisce. E certo che c'è un fil rouge, sono le cose che all'uomo, un elogio della lentezza che è, è, è quello che più mi impegn... avevo in mente è proprio perché il cervello è lento il cervello è una macchina lenta non è rispetto... un computer non è un computer neanche il nostro è proprio una macchina lenta se lei fa occasione quando va in treno non vede le stazioni il, il nome delle stazioni se è in un treno veloce perché il cervello visivo è lento sono dimostrazioni proprio il cervello visivo e lento e quindi questa corsa che noi facciamo verso il veloce: fare tutto velocemente e anche quotidianamente. Non c'è tempo, da andare via, c'è un'altra trasmissione, direi a lei devo fuggire, eccetera. Il dito eccetera che digita eccetera. sul ecco, cellulare messaggi, messaggi eh? tutto telefono e quell'altro ritelefono. E, e allora questo. Crea una disarmonia, una discrasia fra eh, no, come siamo noi, per animali, e questo voler essere animali più veloci. E questo, io credo, come medico, è stress. È stress e cambio, cambio di vita, un cambio di vita che lo vediamo tutti, che è la nostra corsa, ma la corsa dove dove? La biologia ha dato dei termini particolari sui quali non si può fuggire la nascita e la morte. Se le vuole correre di più, vuole arrivare prima, sta a lei. Ah, questa è una riflessione che non avevo fatto. E perdoni, questo suo ultimo. E potrebbe essere elogio della follia invece si intitola Soli i folli cambieranno il mondo è un, una riflessione sul rapporto arte e pazzia e che in realtà è qualche volta un po' un luogo comune no? è un'idea un po' romantica che l'artista per forza deve essere un non po' parte, strano no, non mi dispiace contraddirla parte da una frase di Einstein ah. La frase di Einstein che dice sono folli quando sono proprio folli, se, che sono i soli che possono cambiare il mondo. I borghesi non lo potranno mai cambiare, perché non hanno qualche cosa di più, ci vuole il tocco di più, il coraggio, il coraggio che sta. La follia presa non come malattia diciamo, da ricovero, diciamo, per dire così per usare una parola medica, ma la malattia come depressione che passano, eh, la sindrome bipolare che c'è su e giù, eccetera, eccetera. E, questi, e si vede che tanti artisti hanno avuto dei periodi, tutti gli artisti hanno avuto dei periodi di follia, magari anche ricoveri in manicomio. E poi nei hanno portato fuori qualche cosa perché il loro cervello era diverso. E lei fa gli esempi e racconta personaggi molto noti come Van Gogh, altri meno noti purtroppo nel nostro paese, anche sementi eccelse come quella di Aldamerini. Ecco, pensando proprio a Aldamerini, è una donna però che ha sofferto moltissimo. Quindi. Eh, la, 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 è soprattutto sofferenza strazio dell'anima la, la follia non ha nulla di così. pensa la poetessa e lei è stata ricoverata in manicomio molte volte diceva oh, paura, terrore diventare come loro poi però quando aveva il periodo di uscidità scriveva questi versi magnifici che insomma solo lei poteva scrivere e aveva questo amore era molto religiosa aveva questo amore che dice anche Dio in fondo anche Gesù Cristo diciamo, è stato un folle un folle d'amore io penso cioè, lei pensa che vedano più lontano certe forme di follia io vedo che pensano più lontano se lei pensi alle opere di, di artisti di, di di, diciamo, di figli, di artisti, di, come, ma, 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 pensiamo a cose popolari che conoscono tutto il cubismo, l'espressionismo, eh, queste non sono mai state accettate, sono sempre state rifiutate. So, uh, Le regioni sull'erba sono andate al salone del Fusé. Perché, eh, cosa erano questi due uomini che parlano, questa donna mezza nuda? Cioè, eh, eh, era fuori della borghesia. La borghesia, nel senso positivo della parola, è resistente. E in generale, anche il vecchio era sempre resistente. E allora ci vuole qualcosa di nuovo, ecco, qualche cosa che scandalizza. E, e questi ce l'hanno senz'altro. Senz e tutti che ce l'ha, tutti siamo un pochino folli, io dico, anch'io dico, sono un pochino scienziato, un pochino poeta e un pochino niente, ma un pochino di follia è la vita. Faccio un esempio di follia buona, tra virgolette, Una di un'eccentricità un po' ribelle che non mi è... Va, mi viene in mente patologica. Gino Strada. Ah, Gino, Gino Strada. Strada. Gino Strada, che ho avuto l'onore di conoscerlo. Ecco, Gino Strada è stato uno veramente che ha dato l'idea di, di fare di far qualcosa che ancora fanno loro. Eh, sì, io ho, ho, ho lavorato un po' per Gino Strada ai lincei, lui ha avuto un grande premio dai lincei. A dire la verità, scrivevo anche poesie per lui. Cioè, sono proprio loro che cambiano il mondo, no? Personaggi fuori dalle righe, mondo. fuori dagli schemi. Il nostro Papa, diciamo, è un pochino folle, <ride> <ride> folle, folle d'amore, volevo dire. No, sì. però insomma, è un pizzico di quella che noi potremmo definire follia nel fare cose che non ci aspettiamo e nel dire cose che non sono scontate, no? Un po' borghese. <ride> un po' borghesi. Senta, eh, lei come, da, da dove tira fuori questo interesse, questa passione per la pittura, per i poeti. È nato in una famiglia semplice, umile, che ha faticato a farla studiare. Molto, ma fa, la mia, mia, mia famiglia ha faticato molto, è stato figlio unico, non pensava altro che a farmi studiare. Perché ho studiato medicina? Perché allora si studiava, era dopo guerra, tutti, anche i miei amici, o si studiava medicina o ingegneria. Erano le due facoltà che poi davano la vita, facevano uscire da, da un certo tipo. Io ho scelto la medicina passivamente, poi mi è piaciuta moltissimo, perché nella medicina si vede l'uomo, la malattia, e allora si impara, si impara proprio tutto quello che ho detto finora. Si impara che l'uomo è grande e povero, misero, e anche mefistofile Dio, direi. Potrei nel descriverla utilizzare un binomio che lei conosce senz'altro, che è quello di umanesimo integrale no? che aveva creato Jacques Maritain. Ehm, lei non è certamente un positivista, un seguace della religione della scienza assoluta. Uh, no, io sono nel dubbio. Si dice che essere incerti è molto, è molto è inquietante. Ma essere certi è stupido. Essere certi è stupido e soprattutto non fa progredire nella ricerca. Appunto, giusto? la ricerca continua a divenire. Se no, perché si ricerca? A un certo punto, se si fosse ricercato qualcosa di sicuro, non si ricercherebbe più. Non esiste una Bibbia della ricerca. ecco. Non così. vede in questi tempi un dominio un po' folle, questo in senso negativo, eh, di una religione della scienza, di una religione di una neoscienza. Oppressiva anche della libertà. E lei è un punto difficile questo, perché la scienza di per sé è curiosità, è esatto. DNA è curiosità, Non è solo regole, no? È, è positivo, o negativa, va avanti da sé. Ecco, e in questo momento la si ritorna alla lentezza, va così veloce che noi non riusciamo a digiunirla, per dir così, e non la armonizziamo con, con tutto quello che sappiamo con la nostra memoria con quel poco che sappiamo della, della nostra vita e, e diventa quindi stress e, e non, la, non riusciamo che neanche a capire e allora nasce questa corsa corsa verso quello che non possiamo correre verso quello, perché il nostro cervello non ci arriva e nasce un uomo diverso più manipolabile, professore? Certo, perché più manipolabile? È un, un tema che io ho trattato moltissimo, nella mente fissa, che è un tema perché, perché più manipolabile? Perché questa scienza crea tecnologia. La tecnologia crea strumenti. Gli strumenti sono quelli che avete voi, gli strumenti di comunicazione. Il comunicatore che ce l'ha, che ha più strumenti, che è più ricco, che è quello che poi comunica le notizie che vuole, domina e ama, diciamo così, molto il pensiero degli altri. Si finirà, signora, con pensare quello che ci dicono di pensare. Beh, già adesso è così. È difficile certo, sì. esercitare l'arte della critica nel senso del giudizio libero. C'è una, una cosa che mi inquieta molto tra le ultime pagine di questo, di questo libro che sembra un divagare così, così appassionante nella storia, nella filosofia, nell'arte, poi però ogni tanto lancia degli alert. La vera paura che sta avanzando è quella della possibilità di manipolazione bioelettrica del cervello che porti a un controllo dell'attività cerebrale. Certo. E lei evoca i simbionti che io pensavo esistessero soltanto nei videogiochi o nei film di fantascienza. E pensava male, e glielo dico subito: perché intanto eh, si vede eh, negli animali queste cose si fa già. C'è un mio amico dell'MIT che ha messo degli elettrodi nei punti della memoria del, del topo per cambiare la memoria. Ma a parte questo, nel cervello si può fare tante cose. Si può fare anche per la medicina. E gli dico per la medicina, per esempio, ci sono dei tipi di Parkinson curabili, eccetera, eccetera. Alcuni non sono curabili per un tipo di tumore. Allora si mette un elettrodo stimolante profondo in un corpo chiamato il corpo buono, di Luis eh? che stimola e pre... causa il rumore. E altre cose si possono fare per l'udito: pensa cosa sono esperimenti nell'udito, si può fare per i bambini che nascono sordi e completi, si può addirittura mettere degli elettrodi che riallenano il cervello a udire zone che non erano adatte. Si può fare moltissimo. Questo per dire come si può provare il cervello. Però si, si può anche fare... Ci sono persone che si sono messe elettrodi nel cervello per cambiare la visione dei colori, sono quelli proprio i ciberfanatici ciber per dire così, sono anche pubblicate. E sì, sì, nel cervello è pericolosissimo perché si può mettere gli elettrodi nel cervello come si vuole. Di questo ho terrore, la manipolazione diciamo cibernetica del cervello. Per far fare all'uomo quel che si vuole? Si fa già, lo si, già ora, è vero, ma lo si può fare eh, tecnicamente, pigiando dei bottoni, magari parzialmente, ma lo si può fare. Ma lo, Certamente la possibilità di farlo c'è. Io ho il terrore che si, po', si possa andare avanti, ma comunque ma si fa Ma non è già. sempre la stessa tentazione dell'uomo che vuol farsi Dio? L'uomo certamente non vuol farsi Dio. A farsi, vuol farsi Dio, perché vuol farsi Dio l'uomo? Perché ha paura della morte. La morte è quella, è quella che chiamo la memoria del futuro, io lì in questo libro. Perché, cos'è la memoria del futuro? Uno non pensa altro che, volendo o non volendo, deve finire la sua vita. E la finita a un certo punto, allora c'è. Cosa pensa? Allora c'è chi pensa ai piaceri, come Salomone che aveva tante concubine, ma poi diceva, questi piaceri sono come il vento, me li porta via, lo diceva già lui. E poi ci sono eh, altre persone che si dedicano allo studio e ci sono altre persone invece che si dedicano, sperano in un'altra vita. Sperano come, e poi faccio sempre l'esempio, di... Giacobbe, che fuggiva dall'ira di Saul, si addormenta sulla pietra lì vicino, dove poi incontrerà la bella Rachele dagli occhi neri, e sogna la scala di Giacobbe. La scala di Giacobbe è la salvezza, la salita in un'altra vita. Quindi la morte non finisce la vita di un uomo? Questo non lo so. Eh, io come biologo penso che finisca però questa speranza chi ce l'ha è un signore è fortunato lei è un uomo di fede io penso esattamente come Dostoevsky Dostoevsky pensava scrivendo a una sua amica vedi io se mi dicessero che tutto questo che dice Gesù Cristo non si può dimostrare, quindi ma e che invece la scienza si può dimostrare, io vedi rimarrei con Gesù Cristo. Grazie professore. Io a un lucchese chiederei come musica finale ovviamente un brano di Puccini, ma forse lei ha qualcosa di più specifico da suggerirci. Sì, qualcosa di di Andrea. Un matto, magari? Sì. Beh, insomma, se i folli cambiano il mondo, lui ci ha provato. Grazie, grazie di cuore. Grazie a lei. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo. Gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la trecania memoria.